Cosa hanno in comune un quartiere ultrapopolare come San Lorenzo, l'Università La Sapienza e uno studio di architettura d'avanguardia come Metamorph? Hanno in comune questo edificio, l'ex Istituto di Neuropsichiatria Infantile, oggi riconvertito, grazie all'Università La Sapienza, in centro di documentazione. Qui saranno posizionati tutti i computer che gestiranno la parte amministrativa e di documentazione dell'università. Un grande progetto di riconversione che ha coinvolto l'edificio e che coinvolge il quartiere. Parleremo di questo con i progettisti, gli architetti Gabriele De Giorgi, Alessandra Muntoni e Marcello Pazzaglini, con la studiosa Maria Rita Schirru e con i nostri ospiti fissi, l'architetto Silvio Riccobelli e Luigi Filetici. Andiamo a vedere questo edificio. Il restauro e la riconversione funzionale dell'ex edificio, sede dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile a San Lorenzo, ad opera degli originari progettisti dello studio Metamorph, De Giorgi, Montoni e Pazzaglini, ora centro Infosapienza, destinato alla sede dei servizi di progettazione e gestione delle attività informatiche necessarie alla ricerca e alla didattica dell'Ateneo Romano della Sapienza, intervento completato nel 2016, rappresenta la faccia virtuosa di una più generale tendenza romana a trascinare per decenni ogni tipo di intervento pubblico. La linea C della metropolitana, il parasport di Tor Vergata, il piano di assetto di Piazza dei Navigatori, il recupero degli ex mercati generali dell'Ostiense, la pedonalizzazione del Tridente, la riqualificazione di Piazza Augusto Imperatore, gli stadi delle squadre romane di calcio. Sono alcuni dei tanti lavori pubblici e privati in corso o in progetto da anni nella capitale. Specchio di un modello romano, ma diffuso in tutta Italia, di lavori mai finiti o più spesso programmati e mai iniziati davvero. Se con una modalità verbale oggi si potesse definire lo spirito di una città come Roma o dell'intero paese, non avremmo dubbi: il gerundio. Stiamo facendo, o in una versione più patinata, stiamo riflettendo. C'è una vera e propria filosofia nel gerundio, lentezza e indeterminatezza, né capo né coda, difficile misurazione degli eventi con la speranza sempre aperta di una lieta conclusione. Nel gerundio c'è la cinica consapevolezza della relatività dell'azione umana, l'esorcismo del tempo e delle scadenze, il rigetto del controllo. Più sogno che progetto, rispecchia una mentalità che trova conforto nell'evocazione del passato piuttosto che nella concretezza dei fatti compiuti. Stiamo facendo, oppure faremo. Ecco l'evocazione del futuro, possibilmente ancora più indeterminato. Potremmo elaborare un autonomo modello cosmologico per definire le modalità di programmazione, finanziamento, progettazione ed esecuzione delle grandi opere a Roma. Una sorta di teoria dell'espansione e della contrazione dello spazio applicata al processo ideativo e costruttivo nel quale si annidano i mali atavici: burocratizzazione, inefficienza, incompetenza, corruzione, pavidità. Come la città, i cantieri romani sono eterni per definizione, sempre in corso in un presente senza tempo verso un futuro senza data. Poter mettere il timbro fatto su un intervento difficile e sofisticato, quale è stata la riconversione del fenicottero blu, come comunemente chiamato il moderno edificio di Via dei Rieti, in tempi brevi e con efficienza, va a merito sia dei progettisti dello studio Metamorph, che ne hanno curato la riconversione, che dell'Ateneo La Sapienza, che ha gestito l'intera operazione. Alessandra Muntoni, lo studio Metamorph in un certo senso ha coperto tutta la storia dell'architettura romana, in particolare dei suoi aspetti più d'avanguardia, di ricerca, dagli anni 70 ad oggi. E questo edificio, a mio parere, è un compendio del vostro linguaggio, del vostro lavoro. Me lo puoi descrivere? Sì, una piccola premessa è che se questo edificio esiste ed è stato ristrutturato è anche dovuto al fatto che VIVERE L'ARCHITETTURA lo ha segnalato come un edificio da usare, perché era lì da 20 anni in stato di rudere e invece aveva delle potenzialità che fin dall'inizio Bollea, il direttore dell'Istituto di Neuropsichiatria, aveva intuito nel nostro tipo di architettura. La nostra è un'architettura sempre interessata alla tecnologia, alle avanguardie storiche e alle neoavanguardie utopistiche degli anni 60 e avendo avuto l'incarico per noi straordinario di costruire qui in un quartiere così vivo e così vicino alla Sapienza, no? Università di Roma, un edificio che fosse un servizio urbano di grande importanza, l'abbiamo subito interpretato in chiave tecnologica, cioè non l'edificio diciamo, costruito con il cantiere tradizionale, ma con una costruzione metallica abbastanza diciamo, poco usuale a Roma, no? E l'altra cosa è che avesse col quartiere un particolare snodo spaziale empatico. Infatti no? Questo edificio è sopraelevato perché? Perché era praticamente un piccolo residuato dei bombardamenti del 43 sull'angolo dell'isolato sul quale già insisteva l'Istituto di Neuropsichiatria Infantile, quell'altra ala, e era rimasto qui un piccolo padiglioncino usato probabilmente di servizio e attraverso diciamo, la riconversione con l'M4, quindi edilizia pubblica, si poteva ampliare in parte, ma non tanto il volume. E quindi quando ci è stato dato questo incarico, loro pensavano che lì, proprio per terra, in quell'angolino, si potesse costruire qualche cosa. Io ci vedo anche degli echi di Le Corbusier, non so se sbaglio o se è una suggestione. Guarda, devi tornare molto indietro perché qui c'è il palazzo di cristallo, no? Poi c'è l'architettura di Samonà dell'edificio per il Parlamento che era sollevato, sì. E lui ovviamente era legatissimo alle Corbusier, quindi la Tourette e tutta una serie di edifici che hanno questa valenza di sospensione, no? Quindi diciamo, la struttura in parte ha una sua individualità ma serve proprio a proiettare verso il cielo questo spazio polidimensionale, poi con le sue curve, ecco le curve che tu hai visto è la chitarra di Le Corbusier, non c'è dubbio, ci sono dei filoni. Alessandra, dove c'era un cupolino di policarbonato adesso vedo un cupolino molto tecnologico, vedo dei pannelli fotovoltaici, mi puoi parlare di questo? Dunque nella prima fase, parlo degli anni '80, avevamo un po' intuito il fatto che l'edificio dovesse avere la capacità di conservare l'energia termica per il riscaldamento e poterla smaltire d'estate. Quindi si era pensato a questa doppia volta in policarbonato che avesse come un vuoto che con questa funzione. Negli anni però le cose si sono evolute e quindi quando abbiamo ripreso in mano la ristrutturazione e rigenerazione urbana di questo edificio e ormai siamo nel 2011, quindi sono passati più di 20 anni, la tecnologia aveva fatto passi da gigante, sono stati inventati i pannelli fotovoltaici e che noi allora abbiamo usato in questo caso, non facendo più la doppia cupola che toglieva spazio alla zona di lavoro, ma lasciando aperto in modo più ampio la volta e mettendo i pannelli fotovoltaici all'esterno in modo che avessero questa doppia funzione, da una parte dare l'energia all'edificio e dall'altra schermare la luce troppo diretta, perché dovendo qui lavorare con i computer si deve usufruire di una luce diffusa che non dia fastidio appunto allo schermo dell'operatore. Sono con Marcello Pazzaglini, un altro dei progettisti di questo edificio. Con Alessandra Muntoni abbiamo parlato del linguaggio che sottende il progetto. Con te vorrei parlare dei rapporti con il quartiere. Io vedo qui tetti proprio tipici di un quartiere popolare, vedo un edificio direzionale, dei ruderi, a San Lorenzo sono un elemento tipico. Eppure questo edificio così moderno è diventato il landmark del quartiere. Cosa mi puoi dire? Sì, Alessandro ti avrà già spiegato, diciamo, introdotto al tema diciamo, dell'organizzazione spaziale e del perché. In realtà il quartiere è un quartiere formato da blocchi, diciamo, come si diceva un tempo umbertini, perché quando dopo l'Unità d'Italia sono venute le imprese dal Piemonte e hanno cominciato a fare tutti questi blocchi con una corte interna, a volte riempendola proprio al massimo, e tutte alla stessa quota, no? E appunto quando noi abbiamo avuto questo incarico, quello che ci ha interessato è di collegarci al quartiere attraverso le quote. E un quartiere è un quartiere un po' particolare, perché in realtà San Lorenzo è nato come quartiere di speculazione privata destinato alle classi popolari, che è l'unico, diciamo, esempio di Roma, perché Testaccio invece è l'intervento pubblico destinato alle case popolari, e ha avuto varie vicende, tra cui c'è una cultura del risanamento, perché quando c'è stata la grande crisi alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento di sovrapproduzione, molti degli edifici sono stati acquisiti dalla Banca d'Italia, e la Banca d'Italia attraverso i beni stabili ha promosso un ciclo di ristrutturazione, il primo ciclo di ristrutturazione. Quindi praticamente noi ci inseriamo in questo trend. Devo dire che qui praticamente voi avete costruito un rapporto con questo tessuto per contrapposizione di linguaggio, perché certamente è un linguaggio dissonante. Sì, è un linguaggio dissonante, soprattutto da un punto di vista dell'evidenza sia della struttura sia della tecnologia, che è uno dei temi che noi come studio abbiamo sempre portato avanti. La galleria ne è un esempio, perché la galleria è una fonte di produzione energetica, c'ha dall'altra parte i pannelli fotovoltaici, qui c'è i brissoleie per riparare dal sole, e poi c'è stata questa scelta da parte dell'Ateneo di farne il centro informatico dell'Ateneo. Il vostro studio Metamorph parla di cambiamento, di divenire, di architettura che riesce ad adeguarsi ai grandi mutamenti della storia. Voi siete stati capaci di inserirvi nel grande filone dell'avanguardia storica. Qualcosa su questo, su questa capacità di un gruppo di architetti romani di essere forse poco conosciuti rispetto ai meriti, e questo edificio credo che meriti un'evidenza maggiore di quella che ha avuto, ma anche questa capacità di essere al centro di dibattito. La vostra rivista tra l'altro ha avuto anche degli importanti riconoscimenti, ecco, qualcosa su questo. Sì, diciamo, ecco, il nostro filone, diciamo, filone di ricerca intreccia la nozione di avanguardia, quindi quella dell'innovazione, e quella del mutamento. Quindi questi sono i due elementi, e dell'attenzione al mutamento. Ecco, questa attenzione, per esempio, di questo edificio che va in alto è proprio, esprime questa voglia, questa scelta nostra di, diciamo, e poi l'attenzione alla tecnologia, che non è comune qui nel dibattito romano, alla tecnologia come strumento di innovazione. L'innovazione è un altro elemento con il quale non si può, diciamo, non ci si può, ci si deve fare i conti continuamente, perché nascono nuove cose, e con queste noi dobbiamo avere a che fare. Gabriele De Giorgi è probabilmente il teorico del gruppo Metamorfo, comunque uno dei teorici. Tra l'altro i suoi testi, La terza avanguardia, Roma, follie, deliri e contaminazioni, La città prende il largo, sono testi che analizzano l'architettura, il rapporto con la città e la capacità della vita, dell'ordinario, del quotidiano, di contaminare l'architettura, e delle contaminazioni reciproche tra il linguaggio dell'architettura e l'urbanistica. Gabriele De Giorgi, vorrei che questo tema venisse affrontato in rapporto proprio a questo intervento di riconversione di un edificio che è stato capace di contaminare il quartiere e di contaminarsi esso stesso attraverso funzioni diverse. Infosapienza fa parte di un contesto come l'Istituto di Neuropsichiatria, che era un carcere minorile, la Birreria Charra, che è diventata università, Cioè Roma, stranamente, è sempre citata come esempio di classicità, eccetera, invece è completamente, vive sulle trasformazioni. Quindi pensiamo per esempio a Castel Sant'Angelo, pensiamo alle caserme che sono diventate palazzi di giustizia. Questo libro legge praticamente l'avanguardia attraverso l'analisi di questa Roma trasformata, per cui non la vediamo più come esempio classico, ma esempio contaminato continuamente. Questo tema nasce dal fatto che quello che c'era prima, bombardato durante la guerra, quest'angolo in particolare tra Via dei Reti e Via dei Sabelli, è stato completamente azzerato. È nato sopra un capannone con una cubatura molto ridotta, minima, per cui si doveva costruire in quest'area. In quest'area il capannone purtroppo non poteva essere risparmiato, quindi la cubatura è stata portata in alto con il vuoto sotto. Anche riferimenti a Stirling, quell'epoca, eccetera, però c'è il nostro particolare linguaggio che è quello di alternare le superfici piane con le superfici ondulate e nell'interno di lavorare su questa... Nel tuo libro io ho trovato una cosa molto interessante alla quale tengo particolarmente, cioè Roma, follie, delirio e contaminazione. Questa qui, e anche in Roma la città prende larga, ma lì si parla più di urbanistica, mentre qui noto, tu mi hai detto che, e questo penso che sia un tema importante, cioè che dentro l'architettura dell'ordinario ci sono elementi di avanguardia, forse inconsapevoli, questo abaco sterminato di edifici tutti diversi che costituiscono il tessuto post-bellico, contengono degli elementi, dei germi di linguaggio che spesso non sono stati indagati teoricamente e credo che invece meriterebbero, perché fanno l'identità della Roma moderna. Non c'è dubbio. E poi, diciamo, si riferiscono alla storia, perché per esempio il Teatro di Marcello, anche quello abbiamo in mente molto chiaramente, è stato, vive di sovrapposizioni, per esempio... Il Tempio di Venere in Roma è stato contaminato da Santa Francesca Romana, poi altri ancora, c'è una possibilità infinita. Come possiamo pensare anche alla palazzina di Ridolfi, la palazzina di Ridolfi e Fiorentino, di Ridolfi e Fiorentino, che in via Paisiello, che sì, tratta proprio di queste incursioni del linguaggio contemporaneo. Pensiamo anche al Palazzo delle Esposizioni con la serra dello studio ABDR, ecco, anche quella è un'incursione, una sovrapposizione, una contaminazione. Ecco, qua di fronte per esempio c'è l'ex poste in cui ha lavorato Marcello, dove anche quello è un progetto di Marcello Pazzaglini e vive di contaminazioni chiarissime anche quello. Quindi diciamo questo perché? Perché poi studiando la storia di tutte queste contaminazioni, di questi edifici che contengono elementi differenziati, si capisce davvero come la città si è trasformata ed è molto utile perché capendo questa storia si riesce ad acquisire una tale quantità di notizie che probabilmente incorporate nella propria progettazione danno degli esiti non banali sicuramente. L'architetto Maria Rita Schirru, ricercatrice, ha scritto un testo sul rapporto tra l'università, la Sapienza e la città. In particolare il testo è La Sapienza come motore di riqualificazione urbana. È interessante questa ricerca perché affronta un tema molto attuale, che è quello dello sviluppo della città attraverso la riqualificazione. In questo caso un'istituzione importante interviene, in questo caso noi siamo qui in un esempio di riqualificazione, questo era un vecchio edificio destinato alla sanità che è stato riqualificato proprio dall'università. Sì, Allora, il libro La Sapienza come motore di riqualificazione urbana nasce con l'obiettivo di raccontare come la Sapienza, da quando negli anni 60 è entrata nel perimetro del quartiere con la riqualificazione di edifici ex industriali riconvertiti a usi universitari, racconta come la Sapienza è riuscita a riqualificare e rigenerare un tessuto urbano che ormai era degradato. L'ipotesi di ricerca alla base di questo libro era verificare se gli interventi universitari potessero essere motori di sviluppo urbano, di sviluppo e di riqualificazione urbana del quartiere. Per dimostrare questa tesi ci si è dotati di due strumenti, l'analisi di sfondo e la ricerca sul campo. L'analisi di sfondo ha indagato sulle componenti insediative, demografiche, socio-economiche del quartiere, a partire dalla nascita del quartiere a fine Ottocento fino ai giorni nostri. La ricerca sul campo ha indagato i punti di vista degli abitanti del quartiere, somministrando dei questionari a un campione significativo di abitanti. Nella ricerca sul campo sono stati intervistati gli amministratori locali, il presidente del municipio, l'assessore all'urbanistica, l'assessore ai servizi sociali, l'assessore alla cultura e i rappresentanti, i vertici della Sapienza, l'architetto Di Bisceglie e il professor Pazzaglini. In una città in cui il gerundio stiamo facendo è il verbo dominante, l'essere all'interno di un esempio di riqualificazione effettuata come quella dell'ex Istituto di Neuropsichiatria può consolare, in controtendenza rispetto all'indeterminatezza. È un esempio di riqualificazione, qualcuno dice di rigenerazione. I due temi che qualcuno pensa essere l'unico modello per lo sviluppo di Roma del futuro. Io credo che ci sia ancora spazio per l'espansione di questa città. Tu Silvio, che ne pensi? Dunque, la tua domanda affronti più temi. Innanzitutto affronterei il problema che non è solo lessicale del rapporto tra riqualificazione e rigenerazione. Non sono sinonimi ed è bene che non lo siano. La riqualificazione in realtà è un tema che anche dal punto di vista normativo è ormai acquisito. È acquisito dalle leggi, è acquisito anche dalla cultura. La rigenerazione è qualcosa che si sta ponendo all'attenzione negli ultimi tempi. Qui siamo in presenza di un intervento puntiforme, ne parlavamo prima con Marcello Pazzaglini. Allora, spesso noi pensiamo che un intervento puntiforme da sé basti a riqualificare un ambito più ampio di città. Forse così non è, può essere una condizione necessaria ma non sufficiente. Con Maria Rita Schirru prima abbiamo affrontato il problema dell'importanza di un intervento da parte di un'istituzione come l'università all'interno di un quartiere, una sorta di motore sia economico sia funzionale per la rigenerazione o la riqualificazione. San Lorenzo in un certo senso è l'equivalente dell'East Village newyorkese. In realtà la riqualificazione o la rigenerazione di questo quartiere avviene nei fatti. Qui la sera c'è la movida romana di un certo tipo, qui vivono intellettuali, artisti. In fondo qualcuno potrebbe dire che l'architettura non serve, è un qualcosa di più rispetto a questi temi di dinamismo urbano. Sì, è vero, infatti nel libro della dottoressa Schirru emerge questo dato, tant'è che non si è limitata soltanto a osservare il fenomeno dal punto di vista urbanistico, ma anche dal punto di vista del sentiment dei residenti. Allora, che cosa avviene? Che da un po' di tempo in qua si è pensato che l'espansione, la famosa occupazione di suolo, lo sprawl, dovesse avere in qualche modo un termine. Perché? Beh, vuoi per la denatalità, l'urbanistica vive sull'incremento demografico e questo è un assunto di tipo direi scientifico. Vuoi perché la cultura comincia a pensare che la città è un organismo che invecchia, e come il corpo umano spesso ha bisogno di protesi che sostituiscano anche piuttosto che altre parti del corpo usurate, forse si può rigenerare, ecco questo è il termine, rigenerare la città attraverso interventi puntiformi che però guardino a un tessuto diverso a un contesto diverso di novità. Sono nella sala direzionale di Infosapienza con Luigi Filetici, fotografo e architetto, col quale continuiamo il discorso sulle modalità di comunicazione dell'architettura, in questo caso un'architettura contemporanea, dissonante in un tessuto storico. Modalità di comunicazione di questa architettura per i profani, ad esempio. Beh, prendiamo spunto dagli elementi caratteristici dell'edificio, questi pilastri, questo piano pilotti, l'azzurro che ne differenzia nella coloritura e nella forma rispetto agli altri edifici circostanti, quindi io direi che sicuramente un elemento per differenziarlo e per comunicarlo potrebbe essere proprio questo, il volume sopraelevato, no? Un riassunto di quello che poi è il progetto architettonico. Praticamente tu sostieni che la dissonanza in questo caso è la caratteristica che dal punto di vista della comunicazione fotografica o video rende al meglio l'edificio. Sì, penso di sì, anche perché fa capire questa nuova spazialità, no? Fa anche un po' sognare questo spazio e fa venire la voglia di venire a visitarlo, se è possibile. Sotto il sole di Roma lancio la rubrica Punto e Virgola di Valentina Piscitelli. Oggi presentiamo il cortometraggio del 2015, Un'altra via, scritto, diretto e prodotto da Mauro Falsini. A parlarci di un ex ospedale psichiatrico è la viva voce dell'edificio che racconta quello che accade al suo interno attraverso le voci dei suoi abitanti, i malati mentali. A seguito della legge Basaglia molti ospedali psichiatrici hanno chiuso e le dismissioni di questi edifici sono un tema della nostra puntata. E per esempio Santa Maria della Pietà, che tutt'oggi attende una nuova destinazione d'uso, un nuovo progetto importante e possibilmente attende che questi cittadini che risiedono al suo intorno possano camminare nel parco facendo delle attività culturali magari interessanti all'interno di una cornice ben progettata dalla nostra amministrazione. Vuoto ed abbandonato. Ho rivestito a nuovo, resto e rimango un rifugio. Sono un ospedale psichiatrico. Raccolgo tutto di voi. Le vostre storie. Le storie dei vostri parenti e poi le informazioni, quelle più personali e scomode, il vostro stato di salute, le vostre ossessioni, le ricadute, ma anche i vostri miglioramenti. Sono tutte informazioni collezionate e custodite con cura.